Ciao Cristian, ciao a tutti, Gabriele Mazzanti, Azienda Più. Stasera siamo in compagnia per conto dell'Associazione Ciclistica Marcianese che ha, diciamo, quest'anno festeggiato l'81esima edizione del Giro delle Due Province, no? Siamo in compagnia di Cristian Rocchetta. Cristian Rocchetta, di dove sei, Cristian? Buonasera a tutti, sono di Rissa di Villafranca, è un comune di Verona. Di Verona, ecco, da Verona Cristian è venuto a Marciana di Carcina, perché Cristian è un ciclista professionista, giusto? Diciamo nella categoria Under 23 Elite. Nella categoria Under 23, lo fai proprio tutti i giorni che vai a correre in bici. Ecco, Sì, cioè allenamenti, gare, sì. e quanti chilometri fai alla settimana, più o meno? Sui 600 così. Poi 600 km a settimana, mamma mia, chissà che insomma, fisico dipende dalle. tonico, ci deve avere un bel fisico tonico per reggere 600 km a settimana. Non di Bisogna. certo il mio. E Christian è arrivato secondo classificato all'81esimo giro delle due province, questa edizione, l'81esima edizione. È un torneo e una gara, anzi, importante perché comunque l'Associazione Ciclistica Marcianese. Insomma, è nata proprio quasi su più di 100 anni, no? Di esistenza, perché nel 1910 più o meno mi sembra è nata. Andiamola a vedere, però più o meno siamo in quegli anni lì, ecco. E quindi è una competizione sicuramente sentita a livello anche nazionale. Ci fa piacere di ricevere, insomma, tutti i ragazzi giovani da tutte le parti d'Italia. Ecco, dici un po' questa tua passione, no? Per il ciclismo, raccontacela, facci capire da dove è nata, come ti sei sentito te ciclista. Sì, io avevo iniziato con lo sport giocando a calcio e poi in contemporanea così ho provato qui nella squadra del mio paese a montare su una bici e diciamo che il fatto di essere uno sport più individuale mi ha portato a scegliere poi il ciclismo. Ecco, allontanati un pochino dalla telecamera, se no ti si vede tagliato. Ho capito. Quindi ti è piaciuto di più perché era uno sport dove eri sempre te al centro dell'attenzione e padrone di te Diciamo, stesso. dipende di più da te Dipende più da te. della stagione, delle gare. Nella foto che vediamo alle tue spalle, no? Te sei quello lì in alto, cioè Sì. proprio in prima fila, lì dietro. Ecco, Sì, sono quello. lì dov'eri? In che competizione eri, quella foto lì? E Era a Nerviano quest'anno ad aprile. sei arrivato primo, lì hai vinto te? Sì. Bene. Ma lì come funziona? Ecco, nel ciclismo dilettantistico, no? Che te vivi, praticamente anche lì ci sono delle graduatorie, come funziona il meccanismo? Spiega un po'. Sì, in base un po' alle qualità del ciclista e in base alle caratteristiche del percorso da affrontare, si lavora per un determinato capitano, diciamo. Per E te fai esempio, parte di quale team ciclistico? io sono della Zalf Desire Fiore. Ecco. E quindi in questo team, diciamo, voi andate sempre in giro a fare gare, allenamento e tutto un po'? Questo tutti i giorni? Sì, cioè gli allenamenti diciamo sono più individuali, quindi per esempio io mi alleno nella mia zona e magari ogni tanto mi trovo con la squadra, Ecco. mentre gare, sì, ci troviamo magari nella casa lì dove c'è la sede della squadra e poi andiamo alla gara. E di gare quante ne fate voi? Oddio, e più o meno tutti i weekend, sabato, domenica, a volte anche durante la Tutte le settimana. settimane, anche a Sì, volte anche durante. sì, sì. E praticamente dopo c'è un campionato, che ne so, annuale che determina la graduatoria dei ciclisti o no? Bah, sì, c'è una classifica finale, ma diciamo si guardano più i risultati gara per gara.
Sì, eh. E quindi te come fai poi ad arrivare a dire faccio il professionismo? Semplicemente dopo che ottieni risultati così si fanno avanti delle squadre professionistiche e certo. Per entrare a far parte di un team di professionisti. Esatto. Ho capito. Quindi dipende dalla bravura. Quindi te, ognuno deve dare il massimo per ogni competizione, ogni gara e poi viene notato praticamente. Esatto. Ecco. E il tuo obiettivo dove ti piacerebbe entrare, ecco, fra i team professionisti? Ma io l'anno scorso ho fatto stage con l'Androni Giocattoli, che è una squadra professional italiana, però poi diciamo non siamo più rimasti in contatto, quindi ho proseguito qui nella Zalf. Ho capito. E te cosa provi, ecco, quando te ti metti lì, no, e inizia la competizione? Te generalmente dove sei posizionato? Sempre in cima, nel mezzo, in fondo, dove, da dove parti? Diciamo, io sono adatto a arrivi in volata o comunque in gruppi ristretti, quindi sono uno che magari durante la gara controlla un po' la gara in mezzo al gruppo così e poi cerca nel finale di uscire gli ultimi 200 metri così. Ah sì, eh? Te cerchi sempre di stare in mezzo e poi uscire nel finale. Insomma, ma come ci si sente quando si arriva a vincere una competizione? È bella, nel senso l'adrenalina prima Sì, della eh? volata. C'è una bella emozione. Immagino. E quante ne ha vinte? Ma quest'anno 12. una perché ho avuto vari problemi fisici fin dal giorno prima della prima gara, che ho avuto una tendinite che Ecco. ancora non ho del tutto risolto. E poi ho preso un po' di volte il Covid e quest'anno è stata una bella una tornata. Ecco. Madonna, c'è che ti è arrivata proprio addosso bene quest'anno. Sì, poi venivo da un anno con 6 vittorie e vari piazzamenti e quest'anno è stata un po' dura psicologicamente. E cosa ne pensi dell'81esimo giro delle province di Marciana? E io quest'anno era il primo anno che cui partecipavo a questa competizione e mi è piaciuto fin da subito comunque il percorso e anche l'organizzazione perché cioè, è stato un bel evento e poi comunque il percorso si adattava alle mie caratteristiche e è stata Perché una bella ti cosa. alleni sempre zone collinari, zone così, parecchio. Sono per esempio le salite brevi, così sono salite che si adattano a me e quindi siamo stati competitivi fin da inizio gara. Infatti, poi abbiamo fatto prima e secondo io e il mio compagno Matteo Azzurro. Beh, fa piacere, insomma, se ti è piaciuto. Il tratto che ti è piaciuto di più della competizione qual è? È il tratto che mi piace di più è rettilineo d'arrivo, però del percorso lì sullo strappeto che c'era da fare in gara un po' di volte, era un bel percorso, diciamo, selettivo. Beh, fa piacere. Quindi poi ora sul sito si può vedere anche rivedere, ora pubblicheremo anche altri video e altre immagini dell'81esimo giro delle due province. E il prossimo anno cosa farai? Ci ricerai? Ti ripresenterai? Penso e spero di esserci nuovamente, anche perché mi piacerebbe vincerla quella gara, quindi vedrò di esserci in Bene. forma. Bene, e come nel tuo futuro cosa ti immagini? Una carriera da ciclista oppure in altro settore lavorativo? Al momento non so ancora, nel senso proverò a fare un altro anno in questa categoria e poi a fine di quell'anno deciderò. Ecco. E cosa hai fatto di scuola? Cosa hai fatto di ingegneria? Che istituto hai fatto? Sportivo qui a Verona.
Sì. Quindi cosa fai? Sempre... Nello sportivo fai sempre nel settore sportivo, ma anche tipo fisioterapista, queste cose qui possono... E poi proseguendo con l'università poi puoi fare anche quelli sboccheria, vero? Settori in cui poter lavorare. Te c'hai parenti, babbo, mamma, sorelle, fratelli? Sì, sì, ho un fratello a cui piace la palestra e... mentre i miei genitori non sono sportivi, vengono solo tipo a vedere. Tipo me, via, che li gamba. Ma quello anche a me. Sì, allora. Bene, e allora facci un saluto magari a chi ti pare, dedica a chi ti pare, un saluto agli amici, al fratello, a chi ti pare. Vai, ah, alla fidanzata. Saluto tutti i miei amici, la mia ragazza, mio fratello, la mia squadra. E anche gli organizzatori del Giro delle Due Province. Grazie Cristian, sei stato molto gentile, molto, un ragazzo molto semplice, pulito e trasparente. E ti ringraziamo del tuo intervento, è una testimonianza importante, noi ci farà piacere anche iniziare ad avere un rapporto così con tutti i partecipanti dell'81esimo Giro delle Due Province, no? Perché bisogna far conoscere anche, oltre alla gara, no? Con chi abbiamo a che fare. Allora, bocca al lupo per tutto il tuo futuro, Cristian. E un saluto da Pisa e un saluto da dove siete? Da Verona. Da Verona, e un saluto da Verona. Ciao. Ciao. Aspetta, non interrompere. No, no. Blocco la registrazione.